Ragazzi, eccoci qui con Giansalvo Oliva. Ciao. Top 16 oggi del Regional di Tolosa. Cosa hai giocato, Johnny? Saka, giusto per cambiare. Scelta Spice. Per forza. Allora, siamo in top 16, ci ho creduto. Contro Mirror. Ragazzo che adesso sta in feature contro Montre. Ciao Montre. Però gioca Pudding, quindi buona fortuna a Montre. Aia, aia. Allora, ora andiamo a vedere subito cosa abbiamo cucinato per il primo evento di EB01 qui in Europa. Allora, scelta incredibile, gioco due sercini. Lo so, è strano. Ok. Quattro Bregnu, quattro Sercici, un altro, molto importante. Per forza. Sono tornato a 8, la consistenza contro Mori è low e anche Mirror serve. Devi vedere i Sercini per forza, questo è molto forte, che ti fa trash da secondo. E poi fare Lucci e il Merco. 8 è quasi obbligatorio adesso. Ok. Ok. Poi come riduzioni gioco 3 stage. Ok. E 3 eruption. Sì. Stage, vabbè, standard, 3 per ormai lo sappiamo, forte Mirror, Gecko, Law. E invece eruption è stata una scelta per Mirror, Gecko e anche per Law. Questa è una carta che ti dà consistenza. Da secondo trova meno spot. E la possibilità puoi semplicemente ciclare perché tanti non aperti, o se non vedi stage hai questa di backup in mood. Forte. E in late ti fa incastrare molto bene certi turni quando finisci il gas. Certo. Poi è forte anche contro verde in generale, mazzi che ti mettono per costi alti logicamente, hai questa in più per portare da 9 a 7 meno 4 meno 1 di vita, meno 4 dina meno 1 di vita. Perfetto, quindi no ai Sage. No ai Sage, secondo me è una carta terribile in Saga. Sì, in Saga Sage. Perfetto. E vabbè, questa è la Spice Eruption. Poi le solite 7 spell che bottano. Ok. Queste standard, Hound per forza 4 per. Murakumo almeno 3 per secondo me. 4 mi è sembrato un po' pesante, quindi 8 per 7. Perfetto. Poi passiamo ai Counter 2000. Okay. Un'altra scelta un pochino spicy, ne sto giocando 7. Ok. E non ne ho sentito la mancanza sinceramente, anche testando tra 7 e 8 non cambiava niente e mi serviva lo spazio in vista per mettere appunto la terza eruption. Ok. E quindi ho trovato lo spazio da questo, ho tolto un T-bone. Ok, domanda, ti è mai capitato durante questa run di giocare T-bone? Sì, una volta contro, mi sembra, Saga in Nidor. Okay. A 7 donne, se non sbaglio. Ho fatto 7 leader e poi lì stage e T-bone. Forte. Quindi decisamente fa qualcosa rispetto a Virgo. Rispetto a Virgo, l'uomo viola. Va bene. The Burkhalt. Azz! Incredibile carta. Bellissimo. Questa, diciamo subito, non è la carta che ti fa vincere i matchup. È una carta supporto che ha molti spot forti contro Migeko, in Mirror e contro Law. Da capire se in 2 o 3 pair, perché in 2 pair oggettivamente non la vedi assai, anche perché non è selciabile. Però è bella, è tanto e forte. Mi piace, okay. La rigiocherò. Spicy. La rigiocherò in diretta, no, perché non ci saranno più tornei più uno, però vabbè. Duel Meppo classici e 4 Ina come riduzione classico, alzatori del Meppo a 2 e poi anche Lucci a 3, dopo vediamo, perché serve consistenza contro Law. Quando vai secondo, se gli fai a 8 e il Meppo Lucci con stage sei fortissimo, soprattutto se hai visto nel league in forte. E anche contro Gecko volevo consistenza, anche il turno a 10 adesso ti serve, non stai più così incredibilmente su. E queste sono le riduzioni. 4 Rebecca, vabbè, non c'è bisogno di dire niente. Staple. La broken, staple, fa troppe cose. 3 Lucci, okay. Lo stesso discorso di prima, anche perché gioco Eruption, quindi ho sbloccato un turno a 9 in cui posso fare, se ho stage a terra faccio Eruption, leader stage, Tsuru e Lucci di Gecko Moria. Ok. Quindi posso fare capo del suo Gecko Moria e fare esercino. Anche il Meppo ovviamente al posto di Tsuru. Anche certo. Il Meppo al posto di Tsuru. Certo. Sì. Sblocca turni forti. Qua a 9 adesso ho un turno effettivamente forte. Perfetto. Per questo mi serve a 3. Perfetto. 3 Kuzan, staple, carta troppo forte, una delle poche carte che puoi fare in curva. Ok. Se non la vedi fai esercini, se vedi questa però devi fare questa quasi sempre. Sempre. E 3 per forza, staple.
Addirittura molti le hanno abbassate a 2 in questo meta. Ovviamente vediamo subito che tu non sei d'accordo. No, secondo me Kuza non si può scendere a meno di 3. È troppo chiave in troppi matchup. Va bene. Per esempio Kiko. E 4 Kiko Moria. Carta più forte, possiamo dire, del meta, no? Esatto, del meta, del gioco. In generale. In generale. In tutti i giochi, no. Perfetto. Johnny, ringraziamenti speciali? Grazie a tutti i ragazzi di Cross, Gigi che è tornato in vita dall'ospedale. Un bacio a Gigi. Tutti i ragazzi di Torre, Bubo che ha fatto la profile. Ciao ragazzi. Pudding a 4. E ovviamente al proprio team, immagino. Ovviamente no, il mio team, Nino. Un bacio a Nino, Matteo e Robby. Team Desires. Team Desires, sei! Va bene, ciao Johnny, grazie mille.